si chiama, signor professor? Cos'è? È un'intervista? Tanto per sapere chi che parla. Allora, intanto, senza registrare, io non sono professore, sono dottor Attilio Montrasio, ricercatore del CNR. Lo devo far vedere a notar Pietro. Va bene. Allora, il parco geologico della Val Marenco è stato inaugurato nel luglio del 2000, quindi 15 anni fa, e è stato ideato e progettato dal CNR di Milano e poi finanziato dal CNR, dal comune di Chiesa e dalla provincia di Sondrio. Qui siamo nella tettoia che ospita questi quattro pannelli introduttivi ed è l'ingresso proprio del parco, che si compone di questa tettoia, del percorso litologico che comincia appena fuori della tettoia, che comprende una sessantina di grossi blocchi di rocce. La Val Marenco, quindi, sono rocce della Val Marenco, quasi tutte dotate di una targhetta esplicativa, ed è la seconda parte del parco geologico. La terza parte consiste in un terrazzino a cui arriveremo alla fine, dove ci sono due tavole, due panoramiche geologiche che illustrano proprio in chiave geologica il panorama che vedremo, il panorama reale che vedremo di fronte. Quindi cominciamo dalla introduzione alla geologia. La prima geologia proprio in senso più ampio che si possa immaginare, quindi proprio riguarda la struttura della Terra e tutto ciò che avviene all'interno e all'esterno della Terra. La seconda tavola, la terza e la quarta tavola riguarda la geologia della Val Marenco in particolare e le rocce principali che affiorano qui e che formano la struttura della catena alpina qui nel tratto Marenco. In questa prima tavola, dalle scuole che abbiamo fatto, che la Terra è composta, ha una struttura di strati concentrici che vanno dal nucleo interno, che si ritiene sia di consistenza solida, composto prevalentemente da nichel e ferro, il nucleo esterno che è fuso. Questo lo si deduce da vari tipi di esperimenti. Il mantello, che si divide in inferiore e superiore, e infine la parte più esterna è la litosfera. Partiamo dal nucleo per parlare poi della geologia superficiale, perché il nucleo, soprattutto il nucleo esterno, è un po' il motore di tutto quello che avviene in superficie. Qui le temperature fanno sì che ci siano elevate, fanno sì che ci siano dei movimenti convettivi che trasmettono il calore del nucleo esterno, che è questo, visto in sezione, lo trasmettono al mantello inferiore, che a sua volta è in gran parte solido, ma per un si calcola un 4-5% contiene anche una porzione fusa che va a annidarsi proprio sotto forma di film, di pellicole sottili tra il materiale solido. Questa piccola porzione di fluido consente al mantello di una certa mobilità, quindi anche nel mantello ci sono dei movimenti convettivi. Qui le frecce sono molto evidenti, stanno a indicare che qui c'è un movimento convettivo discendente e nella stessa cellula dall'altra parte c'è un movimento convettivo ascendente. Quindi qui c'è questo movimento e così pure in queste cellule che sono molto in grande, ma ce ne sono anche di più piccole. Questo movimento lentissimo che si calcola in centimetri all'anno
si trasmette alla superficie esterna, alla litosfera, che è uno strato di spessore intorno al centinaio di chilometri, 80, 120, 150, comunque variabile. E questo movimento che si trasmette alla litosfera fa sì che la litosfera rigida si rompa in determinate posizioni. Praticamente queste rotture fanno sì che si creino in superficie delle zone di frattura e di distacco, comunque di movimento, che isolano le cosiddette placche. Qui vediamo una visione dall'esterno del mappamondo, in cui ogni colore, anche questi grandi spazi, ma anche cose più piccole, sono ciascuno una placca litosferica. In questa figura la distribuzione delle placche. Ce ne sono di queste placche enormi che occupano, per esempio questa, quasi per intero l'Oceano Pacifico, oppure la placca eurasiatica, che comprende parte dell'Oceano Atlantico, l'Europa e quasi tutta l'Asia, e così via. Altre invece sono molto più piccole. Come si individuano queste placche? Allora, i movimenti trasmessi dal mantello inferiore provocano in questo guscio esterno della litosfera dei movimenti. Quando ci sono delle correnti ascendenti, due situazioni vicine tendono a allontanarsi. Queste placche quindi sono, si dicono placche divergenti, perché si allontanano. Le placche che eventualmente prima erano distanti si avvicinano e a un certo punto l'una sormonta l'altra, o l'una tenti, come in questo caso, per esempio la placca nordamericana e la placca eurasiatica che si allontanano. Questa apertura di vuoti tra le due placche fa sì che la roccia del mantello sottostante, che non fondeva in quanto c'era uno spessore enorme che impediva la fusione, questa decompressione provocata dall'apertura fa sì che la temperatura che c'è sia sufficiente a far fondere parte del mantello. Cosa succede? Che questa parte che fonde viene più leggera della roccia solida, tende a risalire e a provocare fenomeni vulcanici. Qui, proprio come esempio tipicissimo del fenomeno, prendiamo l'Islanda. L'Islanda è in qualche modo rappresentata in questa isola verde in mezzo all'oceano, e lungo questa frattura vedete che questi vulcanelli simbolici sono tutti allineati lungo la frattura, perché i vulcani sono attivi finché sono al di sopra della frattura. Quando si allontanano, non più alimentati dalla lava sottostante, si spengono. Beh, abbiamo un esempio molto recente che abbiamo servito tutti di un'attività comunque impedito e danneggiato dal fatto che si voli in mezzo a queste nubi che, una volta eiettate verso l'alto, sono sempre presenti e vaganti e possono produrre danni. Quindi questo è un caso recentissimo. Io ricordo che negli anni 70, a sud dell'isola d'Islanda, si era creata una nuova isola, mi pare che si chiamasse l'isola di Jens o qualcosa del genere. Strumenti, diciamo, fatti dall'uomo, che hanno registrato fenomeni naturali. Per esempio i terremoti che avvengono in superficie provocano delle vibrazioni anche molto forti, molto violente, che si trasmettono su tutta la superficie e vengono registrati, ma anche in profondità. E a ogni passaggio di materiale che trovano, queste onde sismiche
si scompongono. Ci sono quelle che penetrano, quelle che viaggiano lungo la superficie di contatto fra questi materiali diversi, mantello inferiore e superiore, mantello inferiore e nucleo, eccetera. E alcuni invece poi si riflettono. Mettendo, c'è una rete, esiste una rete internazionale di sismografi che registrano questi diversi tipi di onde. Altro genere, si tratta di rocce basaltiche, quindi rocce vulcaniche, che si sono formate in ambiente sottomarino. Perché queste strutture si formano tuttora, per esempio nelle Hawaii, in molte altre zone di vulcanismo attuale sottomarino, perché necessitano di avere sopra di sé queste lave che fuoriescono per dare queste forme, almeno 2000 metri di acqua. Quindi il trovare questi tipi di strutture indica con sicurezza che si sono formate come eruzioni basaltiche sottomarine. Questo vuol dire che c'era un oceano che si calcola forse di largo, lo vedremo dopo, un migliaio di chilometri, con la sua bella frattura mediana dalla quale fuoriuscivano delle lave basaltiche che hanno ricoperto il fondo, che poi è stato coinvolto dall'orogenesi e vedremo dopo in che modo. Qui c'è la Coil, questo Badile Bergamo, quindi siamo più o meno in una linea nord-sud delle Alpi centrali, delle nostre Alpi. Qui ci sono soltanto piccoli frammenti, vedete in arancino queste qui, che sono le rocce, qui la Falda Marna e altre cime qui sopra. Dovete immaginare che qui c'erano decine di chilometri di spessore di Paleoafrica, completamente erose, che però si trovano sia nelle Alpi orientali che in quelle occidentali. Sono filoni più ricchi in silice e più poveri in ferro e magnesio. Sono filoni di pegmatiti e apriti, che sono rocce ricche spesso di minerali molto ricercati dagli studiosi, ma anche dagli collezionisti di minerali. Quindi c'è un primo gruppo di rocce che riguarda il mantello e poi un secondo gruppo che riguarda la crosta continentale inferiore e superiore. Terzo gruppo sono le rocce recenti, quelle intrusive, quelle che hanno un'età dai 32 milioni in avanti verso di noi, che sono le rocce intrusive che si sono intruse con le rocce. Non era altro che una, diciamo, volgare argilla. Questa era un'argilla che per effetto delle temperature vigenti a 25-30 km di profondità e a circa 800 gradi si è completamente trasformata in questa roccia molto dura e tenace. È più bassa, che è di un metamorfismo molto elevato, al metamorfismo medio, e questa è una roccia che una volta era un granito con grossi occhi di fespato. Qui si vedono ancora alcuni di questi cristalli di fespato potassico, questi e così via, ma la roccia nel complesso però è molto stirata, quindi ha subito quella di prima, però senza quegli occhi di fespato potassico. Un certo tipo di roccia compatta, dura, che non si sfalda facilmente. Poi i geologi hanno applicato il termine di ortogneis agli gneis derivanti da rocce magmatiche, quindi graniti, eccetera, e paragneis rocce, gli gneis che derivavano e che derivano da rocce sedimentari. In questo caso siamo in presenza di rocce, di una roccia che che è derivata da un sedimento di argille, queste parti qui più scure,
continenti biotite e arenarie quarzose, che sono queste, sabbie quarzose, quindi all'alternanza di questi due sedimenti si è formato questo gneiss. Rappresentata da rocce sedimentarie mesozoiche del Trias, in questo caso è una roccia calcarea, un marmo, cioè un calcare cristallino, che in origine era un calcare dolomitico, una dolomia calcarea, dipende dalla proporzione di calcio e magnesio, che viene dalla zona lì del Tremoggio, che viene usato per le tegole o serpentino tegole. Lì con quelle due rocce quarzose, quarzoscisti, finisce la serie continentale che comincia con la peridotite e finisce con la copertura sedimentaria. Con questa stele di serpentino comincia la serie della crosta oceanica, crosta continentale, crosta oceanica, che si comincia, siccome era arrivata in superficie, presso la superficie, quindi ha subito le trasformazioni, che non aveva subito invece la peridotite, ed è diventata serpentina oceanica. L'hanno voluto portare qui per far vedere una piccola marmitta dei giganti, quindi erosione glaciale. Ecco, qui abbiamo questi 1, 2 e 3. Qui vedete quei pillow, qui nella foto sotto la tettoia, e qui anche si vede un mezzo pillow, che è questo qui, che poi finisce sotto. Purtroppo non ho trovato campioni migliori, trasportabili, quindi ci siamo dovuti accontentare di questo. Questi sono i famosi pillow. Devo venire di qui per... ...dorato dal marino, ...incavato in quella cava tra... ...caro...
contro le nuvole la cima di Rosso e la cima di Vazzeda, che sono la cima di Rosso, il basamento cristallino più antico della Paleoeuropa. Questa invece in blu è la copertura sedimentaria mesozoica, che così via. E anche in questa fetta che si intravede c'è una fascia tra il marroncino e il chiaro che traversa, scende da destra a sinistra. Non so se vedete là contro, là sulla parete si vede. Sopra è risalita questa fetta, questa scaglia di fondo oceanico che separava i due continenti, quindi qui c'è la roccia ex basalto di fondo oceanico, e qui questa parte è la Paleoafrica che si è sormontata a sua volta sulla questa fetta, questa scaglia di basamento oceanico. Quindi qui abbiamo Paleuropa, Paleoceano Ligure Piemontese e Paleoafrica.